una struttura elbana si offre per ospitare migranti. Si troverebbe a Capoliveri ed avrebbe già dato la disponibilità alla prefettura. Barbetti, siamo contrari. Chi cerca di fare simili speculazioni non vuole certo il bene del nostro paese. Consumo di cocaina e hashish, segnalati 5 giovani elbani. 3 episodi in pochi giorni hanno permesso alla Polizia di Stato di effettuare 2 denunce, 3 segnalazioni alla prefettura e il ritiro di una patente. I ragazzi sono tutti giovanissimi. I consiglieri regionali 5 Stelle, Elba abbandonata dalla politica. Andrea Quartini e Enrico Cantone hanno visitato il presidio ospedaliero di Portoferraio e le case minime. Il pronto soccorso ha gestito 500 accessi in più rispetto a Piombino. Tanzania, arrivati i vestiti donati dagli elbani. Il materiale raccolto da una volontaria è già stato distribuito fra 2 orfanotrofi e un centro di accoglienza per bambini nella zona delle baraccopoli devastata dal colera. Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano, l'ultimo di questa settimana, con le informazioni, le notizie del nostro telegiornale. Anche all'Isola d'Elba, come avete sentito nei titoli, si parla delle stesse cose di cui si parla in apertura dei telegiornali della stampa nazionale. Si parla di migranti e stavolta per la prima volta con dei dati concreti. Finora c'erano solo voci, adesso è praticamente stato quasi ufficializzato. Usiamo ancora per qualche giorno il condizionale. Una struttura alberghiera elbana si sarebbe offerta per ospitare i migranti. Dietro, lo sanno in molti, c'è un business importante, ma soprattutto c'è anche la volontà della pubblica amministrazione che si deve far sentire. E ovviamente la pubblica amministrazione interessata, c'era da aspettarselo, ovviamente era per quello che abbiamo usato questa allocuzione, ha detto di no. Ma sentiamo la storia, i particolari, nel servizio. 34,60 euro netti al giorno per gestire l'ospitalità e l'accoglienza di ogni migrante ufficialmente presente sul territorio nazionale. Per molti un business, tanto che cooperative, società nate per l'occasione, ma anche colossi industriali del nord e multinazionali, stanno da tempo muovendosi per intercettare questi flussi. La stessa prefettura di Livorno, per gestire i circa 6-700 migranti ufficialmente presenti sul territorio, spende circa 100.000 euro al mese, come dire 1.200.000 euro all'anno. Un'esigenza improrogabile e destinata a protrarsi a lungo, visto quello che accade intorno ai nostri confini. Per questo in molti hanno fiutato l'affare e si attrezzano per sfruttarlo al meglio. Anche all'Isola d'Elba, nelle ultime settimane, qualcuno ha pensato di provare a farsi avanti. Ci sarebbero già state infatti delle manifestazioni di interesse, fatte sia in prefettura che direttamente al Ministero dell'Interno, da parte di alcune strutture ricettive, che potrebbero avere le caratteristiche adatte per questo tipo di accoglienza. Una, in particolare, che sorgerebbe nel territorio del comune di Capoliveri ed avrebbe la disponibilità di una 50ina di posti letto, sarebbe stata presa in considerazione e potrebbe essere individuata come destinazione possibile nel giro di qualche settimana. Al di là delle caratteristiche della struttura e dell'opportunità di inviare migranti su un'isola ad economia prettamente turistica, ci sono comunque da tenere in considerazione dei fattori contrari. Il primo è rappresentato dalla volontà dei migranti stessi, che come del resto è già accaduto anche in Sardegna, si oppongono ad essere confinati su un'isola, visto che la loro intenzione primaria è quella di raggiungere prima possibile i paesi del nord Europa. Il secondo fattore è legato alla disponibilità delle amministrazioni comunali, inevitabilmente ed istituzionalmente coinvolte in un'iniziativa di accoglienza di questo genere. Ovviamente il parere della nostra amministrazione comunale non sarà favorevole, ci ha detto il sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti. Ci siamo informati, si tratta di una struttura al centro del paese, gestita da non elbani. Non poteva che essere così. Chi cerca di fare simili speculazioni non vuole certo il bene del nostro paese. E che il problema migranti esista è un dato di fatto anche in Toscana, anche all'Isola d'Elba. Sentiremo intanto le reazioni nei prossimi giorni, ma sentiamo adesso che cosa si sta preparando a fare la Regione Toscana in prospettiva di dover affrontare concretamente tutto questo. Sono in arrivo nuove abitazioni provvisorie in Toscana da destinarsi alla prima accoglienza dei cittadini profughi. Con una delibera approvata ieri in giunta, la Regione conferma il suo impegno sull'emergenza profughi e sul potenziamento del sistema per accoglierli, anticipando risorse per un importo complessivo di 290.000 euro circa. Verranno poi rimborsati dallo Stato, che saranno destinate all'acquisto di una serie di moduli abitativi provvisori. Una parte, 100.000 euro circa, saranno impiegati per il noleggio e gli altri 190.000 direttamente per l'eventuale acquisto.
Le nuove attrezzature potranno essere dislocate anche su terreni di proprietà regionale gestiti da enti dipendenti, ad esempio parchi. L'acquisizione dei nuovi alloggi provvisori permetterà di evitare l'accoglienza in hotel. Inoltre, gli alloggi acquistati potranno essere a disposizione della regione andando a potenziare la sua dotazione per l'utilizzo nell'ambito di successive eventuali emergenze di protezione civile. Cambiamo argomento, ma non ci allontaniamo di molto dai problemi della politica, perché questa mattina sono stati in visita all'Elba due consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Ovviamente la loro visita è stata all'ospedale, la maggiore criticità rispetto alla politica regionale toscana, ma ci sono stati anche altri argomenti toccati. Sentiamo quali in questo servizio. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Enrico Cantone e Andrea Quartini, in visita all'Elba, prima tappa dei consiglieri all'ospedale Elbano. Siamo in un'isola, l'impressione è che la sanità toscana, rispetto all'isola di Elba, navighi a vista. La sanità toscana, se funziona in maniera sufficiente, è grazie agli operatori. Di nuovo sono ad affermare che gli operatori all'interno anche di questo ospedale qui a Portoferraio sono operatori che mostrano un'abnegazione, una dedizione, un valore aggiunto straordinario. Abbiamo incontrato il direttore di zona e il direttore dell'ospedale che sono stati cortesissimi, gentilissimi, ci hanno raccontato le loro criticità da tecnici, chiaramente non hanno, come è giusto che sia, fatto nessun tipo di manifestazione politica. E ci hanno portato a vedere i vari reparti, il pronto soccorso, abbiamo visto la medicina e la chirurgia, abbiamo visto i due letti dedicati ai malati del carcere e della psichiatria, abbiamo visto il reparto di dialisi, che è un ottimo reparto, abbiamo visto il laboratorio d'analisi, che sarebbe addirittura capace di lavorare 10 volte tanto per come è stato strutturato, ma in realtà di nuovo si sta facendo un'operazione di riduzione del personale e quindi gran parte anche degli esami di base probabilmente gli elbani potrebbero doverli inviare nel continente. Una cosa che siamo andati a vedere anche è l'eliporto, cioè sì, la base di atterraggio delle problematiche legate appunto anche alla questione dell'ascensore con quello che ormai è non funzionante per un contenzioso, quello che è nuovo che non viene finito, cioè quello che è in costruzione che non viene finito perché le clausole e le penali che la gente devono pagare sono talmente infinitesimali in confronto a quello che poi invece sono i danni che vengono arrecati alla comunità. In questo ospedale abbiamo visto che ci sono alcune criticità, una di queste è l'ora di finirla, di pensarlo come un ospedale di prossimità, ma va pensato come un ospedale di base, per esserlo gli mancherebbe praticamente solo una risonanza magnetica e questo va fatta un'operazione verso questa direzione. Ci sono dei piani di ristrutturazione dell'ospedale che sono pronti da anni, ma che la burocrazia blocca. Lo stesso problema resta quello dei posti letto, sono sottodimensionati come posti letto in questo ospedale, siamo attorno ai 70 posti letto, dovrebbero essere almeno 120. E quindi ecco, noi come Movimento 5 Stelle, l'obiettivo nostro è difendere il sistema sanitario pubblico, universale e migliorarlo se è possibile. Le condizioni ci sono. I consiglieri hanno poi visitato le case minime di Piazza Virgilio a Portoferraio, in seguito l'incontro con il sindaco Mario Ferrari e successivamente quello in sala consigliare con i cittadini. La cronaca adesso, e anche qui non è che si vada molto meglio a livello di notizie, l'attività di pochi giorni della Polizia di Stato ha permesso di segnalare 5 persone alla prefettura per uso di stupefacenti. Si tratta soprattutto di giovanissimi residenti sul nostro territorio. Il servizio. 3 segnalazioni alla prefettura ed il ritiro di una patente. Questi risultati conseguiti dalla Polizia di Stato di Portoferraio nell'ambito dei servizi protesi ad arginare il sempre più diffuso consumo di sostanze stupefacenti. Da sottolineare purtroppo che tutti i colpevoli dei reati contestati dalla Polizia sono giovanissimi e residenti, o comunque domiciliati, sul territorio dell'isola. In particolare gli uomini dell'anticrimine nel territorio di Porto Azzurro controllavano NP, 18 anni, isolano, cogliendolo in possesso di una modica quantità di hashish che gli costava il deferimento alla prefettura.
Inoltre, nei pressi della Biodola, a seguito di un mirato ed attento pedinamento, venivano colti in flagranza di consumo di cocaina già ben allineata su una carta di credito due giovani ventenni, LB di Porto Azzurro e AT di Capoliveri. Gli stessi si trovavano a bordo dell'auto del primo, a cui veniva ritirata la patente, e sotto il tappetino posteriore era occultata una busta di cellophane contenente una piccola quantità di cocaina, mentre sotto il posacenere della macchina venivano rinvenuti 6 pezzi di hashish. Entrambi i giovani, con precedenti specifici, sono stati deferiti all'autorità amministrativa. Infine, nei giardini delle Ghiaie, oramai abituale ritrovo di ragazzi giovani nell'età ma non nell'esperienza criminosa, venivano controllati, dopo un attento appostamento, AL, 19 anni di Capoliveri, e AC, 25 anni di Portoferraio, i quali, alla vista dei poliziotti, cercavano di liberarsi dell'hashish gettandolo a terra o nelle intercapedini delle panchine. Il tentativo risultava inutile ed entrambi, già pregiudicati per reati in tema di stupefacenti, venivano segnalati alla prefettura. Cambiamo completamente argomento e cambiamo soprattutto registro. Adesso si parla di solidarietà, una solidarietà importante che è arrivata addirittura nel cuore dell'Africa, in Tanzania. Sentiamo. Sono arrivati in Tanzania i vestiti donati dagli Elbani. Ci sono arrivati grazie a Perla Azzurra Buonaccorsi, una giovane ragazza elbana che nel paese africano sta compiendo un periodo di volontariato umanitario. Abbiamo completato la distribuzione di tutto il materiale donato dalla comunità elbana, ci ha detto Perla, portandolo nell'ultimo orfanotrofio rimasto nella zona delle slums, al momento devastata dal colera. I vestiti raccolti all'Elba con l'aiuto di alcune associazioni sono stati distribuiti dove ce n'era più bisogno, 2 orfanotrofi e un centro di accoglienza diurno per bambini poveri. Perla ha scattato alcune foto del posto con l'immancabile bandiera elbana. Come consuetudine di tutti i miei viaggi, ci ha raccontato, mi ero portata dietro la bandiera con le 3 api elbane, quindi abbiamo fatto alcune foto insieme ai bambini. Ci tenevo a far capire in qualche modo da dove arrivasse questa iniziativa di solidarietà. Il servizio che vi presentiamo adesso, che apre la seconda parte del nostro telegiornale, ci fa dare uno sguardo all'indietro. La stagione estiva non è ancora finita, ma già abbiamo da ripensare a grandi eventi che si sono verificati sul territorio. In particolare però uno non era stato abbastanza celebrato da Teleelba, l'apertura della stagione a Capoliveri con l'omaggio a Pino Daniele, dei musicisti che gli sono stati più vicini durante la sua carriera. Ebbene, stasera Teleelba presenta, subito dopo il telegiornale, uno speciale dedicato a quell'evento con delle bellissime interviste, ma intanto ve lo annunciamo con questo servizio. Quando sarà finita l'estate 2015 sarà ricordata all'Isola d'Elba come la stagione dei grandi eventi, dalla Toremar Week, che ha portato a Capoliveri il volo, al Bacardi Summer Wave con i suoi 15 giorni di festa e il mega concerto di Bob Sinclair a Marina di Campo, fino a tutto quello che c'è in calendario a livello di spettacolo, sport e cultura nel mese di settembre e alla grande conclusione che arriverà fino ai primi giorni di ottobre, con una edizione di Elba Drink che si annuncia eccezionale e alla tradizionale festa dell'uva di Capoliveri, che con la sua edizione del ventennale chiuderà ufficialmente la stagione elbana. Eppure ancora in molti ricordano il primo grande emozionante evento di apertura dell'estate 2015, l'omaggio a Pino Daniele, che si è tenuto il 1 giugno a Capoliveri, con i più grandi musicisti che hanno accompagnato il genio napoletano della musica italiana precocemente scomparso nel corso della sua sfolgorante carriera. Teleelba nell'occasione ha realizzato un documento imperdibile, alternando la musica di James Enese, Tony Esposito, Gigi De Rienzo e Ernesto Vitolo con delle interviste che riportano testimonianze ed aneddoti sconosciuti ai più. Un vero e proprio documento storico musicale che abbiamo la fortuna di regalare ai telespettatori della nostra emittente. Il reportage, realizzato da Fabio Cecchi, andrà in onda venerdì 28 agosto dopo il TG di Teleelba. Vi ricordo il nostro concerto intervista omaggio a Pino Daniele subito dopo il telegiornale. Cambiamo argomento adesso e ci affidiamo alla narrazione ormai efficacissima, consueta per i nostri schermi, di Carlo Gasparri, che è andato a visitare per noi la mostra di Patresi. Si tratta di un fotoracconto. Vediamolo insieme. Oggi ci troviamo a Patresi, proprio qui al faro di Punta Polveraia, e guardate lo spettacolo qui sotto. C'è una festa che è una mostra fotografica. Io sono venuto anche l'anno passato e sono tornato quest'anno perché veramente è una mostra
fatta con il cuore. Tutte le famiglie di Patresi, anche Colle d'Orano, hanno dato delle foto, perché tutte danno delle foto, poi vengono scelte da una commissione e vengono stampate per mettere a disposizione del pubblico, di tutti quelli che vengono qui al mare, che spesso curiosi domandano ai nativi del posto: ma com'era prima, ma com'era? E allora è un confronto proprio di immagini fra il passato e il presente. Noi ora scendiamo e andiamo in mezzo alla gente, dove ci sono quegli ombrelloni, per fotografare e vedere le foto che hanno messo in mostra. Io sono, l'anno passato sono rimasto forse più colpito, perché ho rivisto foto che vedevo quando venivo qui a Patresi, parlo di oltre 60 anni fa, una settantina di anni fa proprio, perché ero ragazzino quando venivo qua, perché c'era il mio zio Umberti che era nato e viveva qui. E a quei tempi le castagne della valle di Patresi, la valle del Bollero, erano il pane per tante persone dell'Elba. Pertanto noi si viene qua a vendemmiare. Sicché ho rivisto tutte queste foto e mi fa molto piacere. Ma quello che è veramente bello è un'altra cosa. Proprio la famiglia Berti, che poi si lega anche a quella parentela di mio zio, è una famiglia di poeti. Ecco, lei... farvi vedere una cosa molto carina, è in ombra, ma noi la firmeremo lo stesso perché è bella. Ecco, questo cartello qui è intitolato Il sentiero della poesia, delle poesie, perché da qui sopra, dove c'è il mortaio, si scende per questo sentiero passando dalle Solane, che è una zona di terrazzati tutti con muretti a secco, che scende fino al ponte dei Quattro Archi, poi si gira, qui si gira e si va verso il ponte dei Quattro Archi. Questa è una passeggiata bellissima dove la famiglia Berti, che sono un po' poeti proprio per natura, ha scritto tutte queste belle poesie. Le poesie rappresentano quei punti più spettacolari di questo sentiero, e qui si vedono dei tramonti eccezionali, delle mareggiate come in quest'altra foto, e un insieme di foto, e sono fermate tutte da Lorenza Berti, Antonio Berti, Lorenza Berti un'altra volta, Antonio Berti, Pietro Berti e via discorrendo. Per dare più risalto a queste poesie, che sono molto belle, io vorrei chiedere proprio al mio amico Berti, visto che è uno dei simboli della famiglia. Le poesie nascono dall'amore che i nostri genitori, i nostri nonni hanno manifestato nel tempo a questo territorio, a questo ambiente. Per cui sono poesie che nascono dal cuore, con sentimento, con amore e con tanto rispetto verso tutto quello che ci circonda. Ma com'è nata questa mostra? Questa mostra nasce da un pensiero, desiderio di Vincenzo Anselmi, titolare dell'Hotel Bel Mare, che ha ideato chiaramente questa serie di immagini per poter far conoscere a tutti i suoi ospiti e a tutti gli ospiti del molo di Patresi com'era Patresi negli anni passati e tutte le trasformazioni che ha vissuto fino ad oggi. Allora, ci siamo dati un grande affare e abbiamo formato l'associazione Amici di Patresi e Colle d'Orano, con lo scopo di migliorare l'ambiente, di sistemare i sentieri e soprattutto di creare un'amalgama tra villeggianti, abitanti delle frazioni, e questo credo che ci siamo riusciti nell'arco di 2-3 anni. Torna il campionato di calcio e tornano, c'era da aspettarselo del resto, gli scoglionati viola. Sentiamo l'analisi dei due nati sullo scoglio, questo è il significato della loro presentazione, ovviamente del loro nome, sulla prima vittoriosa partita della squadra di Paolo Sosa contro il Milan e ovviamente sulla prossima trasferta a Torino. Vediamo. Applauso! Grazie, calmi, basta, grazie. Amici, siamo partiti col botto in tutti i sensi.
però la prima pagina spetta al mago, veramente spetta al mago. Io sì, innanzitutto buonasera, perché io sono partito con questa enfasi, ma d'altra parte ci abbiamo nel nostro gruppo maghi, antimaghi, antimaghi, contromaghi, ma di mago ce illusionisti, n'è uno. Sì, 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 ma di mago ce n'è uno. Di mago ce n'è prima uno. Partita presa. Poi ragazzi avete visto, cioè Sassuolo-Napoli, la vittoria del Sassuolo non è... Ma ve ne dico altre, allo stadio... Quando c'era la sostituzione, no? Per esempio, doveva entrare Mario Suarez. Mario Suarez prende il posto dei due centrali, quindi o Borja Valero o Badel. Il mago no, ha detto no, esce Ilicic, perché lui sapeva, ed è uscito Ilicic, lui sapeva che andava avanti Borja Valero, quindi no, basta, ha preso tutto. Basta. Sono talmente modesto, la prossima volta naturalmente fuori d'artificio, ma comunque andiamo avanti. Dai, benissimo, allora ti mettiamo subito alla prova, perfetto, per la seconda giornata. Perfetto. Tu ti aspetterai sicuramente che io ti chieda Roma-Juventus. Ma io mi aspetto proprio niente. E infatti ti chiedo Roma-Juventus. No, una. Ah, vabbè, una. Okay. Siccome hai azzeccato tutto, te ne chiedo un'altra. Dimmi. Attenzione. Bologna-Sassuolo. Bologna-Sassuolo. Allora, Roma-Juventus... Oh, ci provo. Uno. Uno. Bologna-Sassuolo? Mm-hmm. E questa mi sa più da X. Quindi vince la Roma e pareggiano... Sì, sì. Bene, vedremo. Ah, proviamo, dai. Vedremo, proviamo. Siamo detto l'altra volta, siamo all'inizio, quindi ogni risultato va sta bene. Scaldando i motori, però sì, diciamo sì, che sì. Sta andando bene. Senti Luigi, io ti lancio un attimino, certo, e poi certo. Tu ci descrivi il tutto. Io ho visto una bellissima Fiorentina, un pubblico tutti contenti, ho visto un Sosa eccezionale, carico a mille, appena uno sbagliava entrava in campo, una cosa... Luigi, racconta, cosa vabbè, hai visto? Vabbè, io innanzitutto, parlando fra me e te, ora lasciando perdere il discorso, ma che non è... Io ho sempre detto che il tifo fiorentino è questo. Siamo criticoni, tutta l'estate, abbiamo preso, non abbiamo preso. Poi tutti allo stadio, doveva essere vuoto innanzitutto, lo stadio, non ci va nessuno. Tutti allo stadio e al primo gol che io ti dissi, il primo grullo che no, segna... No, non lo dicesti te, lo disse il mago. Lo disse il mago, vabbè. Mm. E il primo grullo che segna, lo stadio, ovazione e tutti uniti. Chiaro, poi ci saranno le critiche perché la società non compra, non prende vero. Però una grande Fiorentina, volenterosa, bel gioco. Diciamo che noi con la formazione, come l'abbiamo vista, cioè scritta sul tabellone e questi... Mamma mia, davvero, abbiamo, ci siamo messi bene nei capelli. Però hanno giocato bene con grinta, gioco in verticale che l'anno scorso non c'era. Questo Kalinic, poi lo troveremo anche nella classifica, veramente prima partita straordinario, grande compattezza e devo dire è un grande Sosa perché questa partita sì, è sì, stata sì. Una bella partita. Poi ho visto molto la squadra che si muove all'unisono, sì, compatta, sì. Distanza tra i reparti brevissima, quindi è difficile anche andare in porta per gli avversari. Ora non ci illudiamo che tutti i partiti siano così, però... Assolutamente, ci sarà anche un calo fiso. Momenti, assolutamente. Però godiamoci questa fiera. Essere partiti in questa maniera è comunque un buon viaggio. Anche perché fa bene alla società, fa bene a noi tifosi, fa bene sì, a tutto l'ambiente. Quindi effettivamente... Prestazione di Kalinic, come la giudici? Ma Kalinic ha giocato veramente bene. È vero che c'ha nelle gambe qualche partita più, perché lui già giocava, sì, ha giocato qualche sì, partitella. Giusto. Partita 3-4 partite, una sì, cosa sì, del sì. Genere. Però è un ragazzo che si butta su tutti gli spazi, corre, è molto veloce, molto veloce, e crea non punti di riferimento, non crea punti di riferimento per la difesa. E da lì si è visto che dall'altra parte sia Ilicic e Bernardeschi, secondo tempo migliore del primo, perché Bernardeschi ha giocato meglio il secondo tempo, entrano negli spazi che lui crea. Quindi al di là del gioco c'è un misto fra il gioco di Montella, quello del famoso sì, tiki-taka, sì, sì. Che è difensivo, però poi c'è molta verticalizzazione e quindi è quello che noi volevamo l'anno scorso. Certo, certo, assolutamente sì. Senti, c'è un parallelo da fare tra te e Sosa. Sì. Ed è questo. Non vedete l'ora che finisca il calciomercato. Sì, perché se ne sentono di tutte. Ora l'ultima, mago, Vesino. Ma, noi si vuole Gabbiadini, lo vuole... Come allora, molto finire? Io ho sempre detto vengono tirati fuori dai giornali. Certo. Quindi certe trattative secondo me non sono anche fasulle. Ma non penso che ora vada a vendere Vesino, tanto è vero che vuole un altro centrocampista, quindi... O Akin come andrà a finire? Io ho paura che vada via. Sempre. A questo punto ho visto anche Sosa che ha detto, l'ha visto proprio messo... Vabbè, lo vedremo nelle prossime puntate. Allora, prima classifica del trofeo. Prima classifica del trofeo, molto semplice naturalmente, partiamo dall'arbitro, perché l'arbitro, il signor Valeri, ha preso un bel 7. Oh, bene, ha preso bene. Un bel 7, è stato per noi un buon arbitro, perfetto. I milanisti un po' meno, però effettivamente ha arbitrato bene. Primi tre, naturalmente, la nostra classifica
Nato scoglio, Kalinic vince col 23%, quindi 7 punti, Ilicic col 19% alla seconda posizione con 4 punti e Sosa, quindi riassume un po' tutta la Fiorentina, al terzo posto con il 16%. Questa è la nostra piccola classifica di partenza, però insomma già qui si vedono i punti di riferimento. Bene, Luigi, come al solito abbiamo finito anche questa puntata, quindi un caro saluto a tutti e come sempre Forza Viola! Forza Viola la grande! Ciao! Senti un po', ma io cercavo qui, ma il Cecchi? No, Cecchi, no, l'ho preso, non lasciavo perdere, l'ho preso tutto, è andato via. Cecchi! 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 Vieni fuori! Cecchi! Beh, visto che mi cercano, mi troveranno gli amici scoglionati Viola, gli dico soltanto, il mal di pancia è già passato. Vi diamo appuntamento al 13 dicembre prossimo, Santa Lucia, vi faremo gli auguri. È tutto, non ci sono altre notizie, questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Grazie per la cortese e consueta attenzione che ci mostrate ogni giorno. Buon fine settimana a tutti voi.